Belli i capelli di John Travolta, vero? Certo, sono trapiantati. E che dire della bocca carnosa di Angelina Jolie? Falsa anche quella, perché oggi chi bello vuole apparire non deve più soffrire, ma pagare. Ci pensa il chirurgo plastico a gonfiare, modellare, tirare, trapiantare. L'Oscar del 2010 per la peggiore revisione però va al medico della Premier Dame, Carla Bruni. Guardate cosa è stato capace di combinare. Ma la passione per la bellezza artificiale non prende solo ad una certa età, si può decidere anche da giovanissimi di trasformarsi. Ecco com'era Anna Tatangelo e com'è oggi. Per ora la cantante ha confessato di aver ritoccato solo il seno. Bisogna però fare attenzione ad esagerare, perché poi il fisico non riesce a stare dietro alle manie di una donna. Guardate le grinze che fa questo seno. Sapete di chi è? Victoria Silvested, una che ha gonfiato e sgonfiato più volte il décolleté. Ma esaminiamo le star del momento, per esempio Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez. La prima, alla domanda se il suo seno e le labbra fossero rifatte come voci di corridoio sostenevano, ha precisato che lei è l'unica nel mondo dello spettacolo ad aver visto una diminuzione del seno negli anni, e delle labbra neanche vuole parlarne, assicura, sono assolutamente naturali. Invece Belen Rodriguez ha ammesso di aver ritoccato il seno perché, ha spiegato, era dimagrita di ben 8 kg e senza quello che aveva prima non sapeva più starci, perciò invece di mangiare si è fatta aiutare. La famosa bocca di Julia Roberts? Stavolta è vera, ma il seno no. Anche lei ha ceduto alla chirurgia plastica, così come una delle nuove star di Hollywood, la super sexy Megan Fox, che ha spianato questa gobbetta sul naso e poi gonfiato le labbra così. E già che c'era anche il seno. Ma torniamo in Italia, senza citare ancora Nina Morice, e comunque guardate com'era prima, o Donatella Versace, eccola prima e dopo, e neanche Anna Falchi e Monica Bellucci, che dicono abbia ritoccato le labbra. Tra le nuove donne famose rimodellate ci sono Elena Santarelli, intervento al seno, così come anche Aida Jespica e Sara Tommasi. Eppure Anna Laura Ribas, che forse non tutti sanno, è dovuta tornare in sala operatoria per cambiare le protesi a causa di un rigetto. E gli uomini? Forse non tutti sanno che George Bush ha rifatto il naso. D'altronde anche lui è una star mondiale. George Clooney, la blefaroplastica. Tom Cruise il naso. Al Pacino ha fatto lifting. E Brad Pitt, sì, anche Brad Pitt, ha voluto una otoplastica, ovvero ha avvicinato al cranio le orecchie a sventola. Does that make me cry?